Abbiamo con noi Mauro Roncoroni, che è sindaco di Cermenate, al quale chiediamo come l'amministrazione comunale di Cermenate si è avvicinata al progetto San Francesco. Devo dire che è successo esattamente il contrario, è il progetto San Francesco che si è avvicinato a noi. Quando ci è stata proposta la possibilità di accettare il bene confiscato alla mafia, insieme a questa proposta ci è stata fatta quella di aderire al progetto San Francesco. Noi l'abbiamo valutato e alla fine abbiamo deciso di aderire perché crediamo in quello che si vuole portare avanti e condividiamo appieno quelli che sono gli scopi e gli obiettivi. Qual è la reazione, ecco, degli abitanti, dei residenti del comune di Cermenate di fronte a questo bel progetto, a questa proposta? Ma molto buona anche perché noi non abbiamo calato la cosa dall'alto. Prima di partire abbiamo fatto incontri con tutti, forze politiche, le associazioni Onlus, le associazioni sportive, banalmente i vicini a questa villetta che avevano ovviamente dei sentimenti di paura, per cui presentando la cosa, man mano che la cosa stava nascendo, stava crescendo, direi che poi il consenso è venuto di conseguenza, anche perché Cermenate io penso davvero che abbia ancora un tessuto buono dal punto di vista sociale e quindi ci tiene a queste cose che il progetto San Francesco porterà avanti. Diventerà un punto di riferimento anche per i giovani, per far riscoprire i valori importanti della legalità, e questo è molto importante anche per il comune. Decisamente sì, nelle diapositive che avete visto di fianco a me c'era il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che noi abbiamo e che io ho sempre voluto con me in tutte le cerimonie davanti alle autorità, perché è proprio un investimento sul futuro che si vuol fare dando questa casa al progetto San Francesco. Un'ultima domanda, nel futuro abbiamo bisogno di bravi amministratori, occuparsi di belle cose, di bei progetti può aiutare anche, diciamo, i nostri amministratori italiani a migliorare la loro qualità, ecco, nel servizio del loro territorio, e pertanto questo può essere utile anche all'amministrazione comunale, certamente. Senz'altro sì, io dico una cosa, la dico sempre, questa cosa viene presentata come eccezionale, come una rarità, a me sembra veramente di fare semplicemente il quotidiano, il mio dovere, quello che dovrebbero fare tutti, non la vedrei così eccezionale. Grazie, abbiamo sentito con noi il sindaco di Cermenate e lo ringraziamo per questo dialogo che abbiamo avuto con lui. Grazie.